Foggia TV, canale 99 del digitale terrestre e streaming sul sito www.foggiatv.tv. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook. Info 0881 75 16 32, WhatsApp 351 15 45 118. Foggia TV, la capitanata, i suoi protagonisti. È il decimo giorno del mese di marzo dell'anno 2022, ben trovati a tutti voi all'ascolto sul 99 del Digitale Terrestre. Ecco i nostri titoli di apertura di oggi. Applausi e carezze per mamme e bambini ucraini, calorosa accoglienza a Troia, profughi in quarantena per 5 giorni nell'ex convento San Domenico. Dirottati pullman diretti a Cerignola e Motta Montecorvino, uno ad Apricena, l'altro in Abruzzo, nel piccolo comune per il mancato arrivo dei profughi, sotto accusa il sindaco Domenico Iavagnilio. Effetto guerra, schizzano i prezzi dei generi alimentari, in aumento latte e pane, il prezzo del grano sfonda il tetto dei 53 euro al quintale. Reparti abbandonati all'ospedale Massè di Mascia di San Severo, denuncia del gruppo consigliare regionale di Fratelli d'Italia. Improvvisa impennata di nuovi casi positivi al Covid, circa 3.000 nuovi casi rispetto ai primi 3 giorni della scorsa settimana. Lopalco avverte mantenere la guardia alta. Cominciamo con le toccanti testimonianze raccolte ieri a tarda sera a Troia, dove è giunto il pullman con una cinquantina di profughi, 50 profughi, 2 uomini, 6 bambini, 42 donne, il più piccolo di anni ne ha 2, il più anziano 78, con loro hanno portato anche un gatto e un coniglio, hanno viaggiato per 28 lunghe ore dalla Polonia fino al comune foggiano e dunque vediamo l'accoglienza ieri a tarda sera. Faccio vedere un attimo, è bellissimo! Ciao! Ma è bellissimo! Ciao, meraviglia! Purtroppo ce ne erano tanti così che scappavano. Ciao, meraviglioso! Però facciamo ora! Allucinante, sì! Okay. Ci diceva prima? Sì, allora, siamo stati lì alla frontiera almeno 12 ore, perché l'arrivo previsto era la mattina alle 8. Intanto hanno avuto problemi burocratici di traffico, le circolari che le portavano alla frontiera le hanno lasciate a 2 chilometri di distanza, quindi hanno dovuto fare la strada a piedi, con i passeggini, la signora con le stampelle se l'è fatta tutta a piedi, quindi bisognava passare la frontiera ucraina per fare i controlli, perché bloccavano tutti gli uomini per difendere il paese. E da un suo racconto, una sua emozione di questo viaggio? Senti, la prima emozione è stata tragica, perché ti immedesimi in quelle persone, tu vedi quei bambini, possono essere i tuoi figli. Io ho 3 figli, guardavo loro, guardavo i miei figli che scappavano lontano da me. Cioè, sono tutte famiglie divise. Alla frontiera si trovano solo donne, persone anziane e bambini. Bambini che facevano coraggio alle mamme, perché le mamme ormai hanno gli sguardi spenti perché sono stanche. C'è una ragazza, l'ultima, la mamma di questo bambino viene dal Donbass, dove si fa la guerra da tanto tempo, quindi sono stanchi, non ce la fanno più. Ed è una fila umana che non finisce mai. Noi siamo arrivati alla frontiera, non si vedeva nulla, cioè non è che abbiamo sbagliato strada. Poi fai 2 passi e ti rendi conto di quello che succede, perché poi comunque arrivavano le circolari in continuazione, la polizia polacca fa un lavoro eccezionale. Quindi diceva chi deve andare in Germania sale su questa circolare. Poi abbiamo scoperto che nei centri commerciali li hanno adibiti a dormitori. Da dove arriva, signora? Da dove? Da quale zona Donbass. Donbass. Lei ha lasciato lì la famiglia? Velesele tancosce famiglia lasciata a mia famiglia ha lasciato all'altra regione di Ucraina. Sumi regione, troppo male, troppo, troppo male. Tutto il giorno persone state. Racconta situazione che stanno nel bunker. Bunker sì. Altre persone trova, vai via, ma questo no,
grande problema perché Russia armia prova fatto morte tutti mirni. Calorosa dunque l'accoglienza dei cittadini di Troia per i profughi di guerra. Ieri sera avete visto anche le immagini, il personale dell'ASL di Foggia impegnato, e anche di Troia, impegnato per fare i tamponi, per le operazioni dunque previsti dalla normativa anti-Covid. Non ci sono casi positivi al Covid, i profughi stanno tutti bene, naturalmente sono in quarantena. A Troia ci siamo tornati questa mattina, o meglio ci è tornato Fabio Lattuchella e ha sentito naturalmente il sindaco Leonardo Cavalieri. Una delle donne arriva a Troia con gli occhi misti di chi è felice per aver messo in salvo il suo figlioletto, quello più piccolo, ma con la preoccupazione di averne lasciato uno di 19 anni in guerra, alle armi, in Ucraina, per difendere la patria dall'attacco russo. I risvolti della guerra sono anche questi. Abbiamo accolto 50 profughi, sostanzialmente sono tutte donne con bambini, c'è solo qualche uomo, abbiamo anche purtroppo qualcuno che è sulla sedia a rotelle e chi con le stampelle. Abbiamo cercato di dare questa prima accoglienza immediata, loro dovranno ora rispettare un periodo di quarantena di circa 5 giorni e poi successivamente vedremo come poterli ben inserire nel nostro tessuto sociale. Nonostante il comune si sia mosso in tempi velocissimi, la cittadinanza troiana ha accolto con gioia questi nuovi arrivi. Come amministrazione abbiamo un po' preso immediatamente, senza pensarci troppo, questa decisione. Però come siamo usciti con questa decisione? La città ha accolto con immenso piacere la nostra iniziativa, anzi si è resa parte attiva del contesto dell'accoglienza e anche stiamo ricevendo molti messaggi per un'accoglienza futura, cioè nel senso anche un po' più stabile. La riflessione che stavamo facendo ieri è perché la guerra è una cosa troppo brutta, perché poi alla fine è vero che oggi magari queste persone possono avere un letto sul quale dormire, però non è il letto di casa e quindi questo inevitabilmente colpisce al cuore e colpisce anche il fatto che come l'essere umano può essere così insensibile a determinate situazioni. Una sensibilità che però non è mancata al popolo della cittadina di Troia. La maggioranza dei profughi di guerra sono stati sistemati nell'ostello del Cammino, mentre 14 di loro sono stati sistemati nella struttura Dopo di noi. Per l'accoglienza è stata istituita una cabina di regia, naturalmente con la presenza di rappresentanti, le prefetture, la questura e anche i comuni interessati ad ospitare i profughi. Le operazioni in questa prima fase sono abbastanza difficili, la macchina dell'accoglienza è praticamente ancora in rodaggio e per certi aspetti l'Italia si è fatta trovare impreparata da ogni livello, dal livello nazionale e poi ai livelli locali. Perché ieri in provincia di Foggia, a Cerignola e a Motta Montecorvino, erano attesi altri due pullman con profughi di guerra a bordo e non sono giunti a destinazione. Il pullman diretto a Cerignola è stato dirottato ad Apricena perché le strutture sono state ritenute non adeguate alla ospitalità. E dunque cominciamo dai profughi che invece di approdare a Cerignola sono stati ospitati ad Apricena. La macchina operativa dell'accoglienza si è subito attivata per dare ospitalità ai 34 profughi provenienti dall'Ucraina e che inizialmente dovevano essere diretti a Cerignola, ma che poi per questioni logistiche sono stati accolti ad Apricena. Il comune si è subito attivato con associazioni del territorio per organizzare la parte dei controlli anti-Covid e tutti sarebbero comunque negativi, anche se precauzionalmente si tiene una sorta di quarantena un po' allentata. Al momento dell'arrivo della cittadinanza apricinese ha fatto sentire tutto il calore e l'affetto per i profughi scampati alla guerra, donne e bambini che hanno lasciato 24 ore fa il confine polacco per essere portati nella nostra terra.
Il vice sindaco di Apricena, Agata Soccio, ci fa il punto della situazione nella struttura messa a disposizione per l'accoglienza dei profughi ad Apricena. Ieri sera sono arrivate 34 mamme e bambini, tra mamme e bambini provenienti dall'Ucraina. Hanno trovato qui ad Apricena grande ospitalità. La gente va e viene e porta di tutto in questo posto, dove non manca l'affetto e l'amore dei cittadini di Apricena, che ringrazio. Ringrazio ancora la prefettura di Foggia per il lavoro che sta svolgendo insieme a noi, ringrazio l'ASL, ringrazio la farmacia Florio che ha fatto i tamponi. Gli esiti sono tutti negativi, ma comunque stanno osservando la quarantena obbligatoria. E adesso vediamo dove è andato, dove è stato dirottato l'altro pullman atteso in un piccolo centro dei Monti Dauni a Motta Montecorvino. È stato dirottato in Abruzzo all'Aquila, dove ha sede legale l'associazione di volontariato che ha organizzato il viaggio andata e il ritorno dalla Polonia. E dunque i profughi nel piccolo paese dove c'era grande attesa non sono arrivati ieri sera e c'è stata un po' di delusione. Non sono giunti a destinazione nell'albergo La Bicocca, o meglio ex albergo La Bicocca di Motta, perché la struttura è stata ritenuta non adeguata e sotto accusa è finito il sindaco di Motta Montecorvino, Domenico Iavagniglio. Lo abbiamo invitato questa mattina in redazione, è venuto a trovarci e ci ha spiegato le sue ragioni. Sindaco, potrebbe tornare alla ribalta nazionale come nel 2017, quando, 2016, quando ha chiuso le porte agli immigrati. Adesso c'è quest'altra storia che si ripete, ma riguarda i profughi di guerra. Ricorreva l'anno 2017, Domenico Iavagniglio era il sindaco più amato dei Monti Dauni, con un punteggio di 8,8. Ricorreva l'anno 2016, Domenico Iavagniglio era il sindaco più odiato dei Monti Dauni perché non aveva dato ospitalità agli immigranti. Oggi, a distanza di 6 anni, succede la stessa cosa. Domenico Iavagniglio non dà ospitalità agli ucraini. Tutto questo è una grossa bufala, cioè non è assolutamente vero che Domenico Iavagniglio non dà ospitalità agli ucraini. Anzi, Domenico Iavagniglio è la persona, sicuramente sarà la prima persona di Motta Montecorvino a cui veramente ci tiene a cuore per questa popolazione, per questi poveri ragazzi, per queste donne, per questi anziani che veramente soffrono il peso della guerra. È assolutamente non vero che io non abbia cuore, anzi il mio cuore è da diversi giorni dall'inizio della guerra è rivolto soprattutto ai bambini, alle donne e agli anziani. Ma l'ostacolo per la mancata accoglienza nell'ex albergo La Bicocca è rappresentato dalle condizioni della struttura, cioè verificate con la prefettura? Certo, verificate con la prefettura, a parte il fatto che io fino a qualche giorno fa, fino a ieri, l'altro ieri ero completamente all'oscuro dell'arrivo dei profughi a Motta Montecorvino. Ho saputo dell'arrivo di questa povera gente tramite il vocio cittadino. Ho ascoltato la gente che diceva che a Motta sarebbe arrivato un pullman con 40 profughi ucraini. Dopodiché l'unica cosa che ho fatto e che potevo fare in assenza di notizie e di documentazione effettiva, ho telefonato in prefettura, oggi è giovedì, ho chiamato martedì pomeriggio alle 16:15 in prefettura e ho avuto la fortuna di parlare con la dottoressa Barbato, alla quale ho chiesto se effettivamente sapevano qualcosa sull'arrivo di questo pullman a Motta Montecorvino. Nessuno sapeva di questo arrivo, mi parlavano dell'arrivo di un pullman su Troia e di un pullman su Cerignola e paesi limitrofi. Su Motta Montecorvino nessuno ne sapeva niente, nessuno degli organi istituzionali, parlo io, perché poi le chiacchiere della gente lasciano il tempo che trovano. Sindaco, ma cosa risponde a tanti cittadini che dicono, ma come fa il sindaco a non accogliere mamme e bambini?
Come fa un sindaco? Non batte il cuore di un sindaco? Il cuore di un sindaco batte anche di notte, non solo di giorno, anche perché il sindaco ha tante di quelle responsabilità sulle spalle. Non è semplice al giorno d'oggi fare il sindaco, anzi è un compito abbastanza gravoso. Allora, il sindaco Iavagnilio, per quanto riguarda questa vicenda, non ha fatto altro che applicare la legge, la normativa. L'albergo ristorante La Bicocca ha cessato la sua attività nell'anno 2017. Tutta questa documentazione, direttore, poi gliela lascio per poterla produrre nei luoghi e modi che vuole lei. Ha cessato l'attività nel 2 maggio 2017. Era una struttura ricettiva, sicuramente aveva i suoi 40-50 posti disponibili. Ripeto, il 2 maggio 2017 la struttura ha chiuso, ha cessato l'attività, meglio ancora. Il 1 settembre 2017 il signor Diorio Giovanni ha iniziato una nuova attività. Che cosa è successo? Da albergo-ristorante è stato trasformato in B&B con 3 camere e 9 posti disponibili. Io non so, direttore, se lei a casa sua, avendo 3 posti disponibili, può ospitare 20 persone. E poi a casa sua può fare quello che vuole. Ma la normativa, la legge, ti dice che nelle strutture ricettive è obbligatorio rispettare i metri quadri per ogni persona che viene ospitata. Quindi c'è la disponibilità ad accogliere eventualmente altri profughi? La disponibilità di accogliere altri profughi c'è. Le lascio anche a tal proposito quest'altra documentazione, dove il Comune di Motto Monte Corvino, grazie all'impegno dell'ufficio tecnico e su mia disposizione, ha inviato alla Prefettura di Foggia una comunicazione nella quale il Comune di Motto Monte Corvino è disponibile a mettere a disposizione degli alloggi idonei per un numero di 23 posti letto. Anche questa comunicazione, carissimo direttore, gliela lascio per eventuale documentazione. E quale sarebbe la struttura? La struttura è quella dove ospitavamo una volta l'ex 118, l'ex Guardia Medica, in via Nazionale 36. Così è la vicenda che ci ha spiegato il sindaco, ma intanto ci sono le ragioni anche del titolare dell'ex albergo, che non si arrende e intende mettere a disposizione dei profughi di guerra la propria proprietà, cioè l'immobile ex albergo, nel frattempo divenuto appunto una proprietà privata. Seguiremo ancora questa vicenda, potrebbe nascere un altro caso nazionale. Intanto la vicenda della mancata accoglienza dei profughi all'ex albergo La Bicocca non è stata condivisa da alcuni consiglieri e l'amministrazione comunale perde 4 uomini. Stamattina si sono dimessi i 3 consiglieri di minoranza, Raffaella Renzone, Roberto Calabrese e Franco Iuliani. Subito dopo, all'ufficio protocollo del comune, ha notificato le dimissioni il vice sindaco Diorio, Paolo Diorio. Diorio si è dimesso da vice sindaco e da consigliere comunale. L'avvocato precisa che le sue dimissioni hanno motivazioni esclusivamente politiche, non fa riferimento alla vicenda dei profughi. Diorio addebita al sindaco Iavagnilio il mancato coinvolgimento dell'intera squadra di maggioranza nelle scelte politiche fatte. Diorio addebita al sindaco anche la scarsa volontà di intraprendere azioni amministrative finalizzate alla risoluzione delle vere problematiche della piccola comunità dei Monti Dauni. Domani torneremo a sentire dal punto di vista politico i protagonisti di questa vicenda. Continuano gli appelli per la pace. Il coordinamento Capitanata per la Pace promuove per sabato prossimo la manifestazione contro la guerra. Il corteo partirà dal centro di Foggia, raduno alle 17:30.
il Comitato invoca l'azione dell'ONU, il disarmo e condanna la scelta del governo italiano e di altri paesi dell'Unione Europea di inviare armi in Ucraina. Condanna anche per gli arresti di massa in Russia e il divieto di manifestare per la pace. Il Comitato è contro l'allargamento della NATO e per la neutralità dell'Ucraina. Gli effetti della guerra, inevitabili, cominciano davvero a farsi sentire. L'aumento sproporzionato del carburante, gasolio a 2,30 circa, e aumento ed effetti sulla economia italiana e anche pugliese. Una prima indagine della Coldiretti evidenzia l'impennata dei prezzi di tutti i generi alimentari. La spesa aumenta e per il momento è del 30%. Ieri il prezzo del grano ha superato i 53 euro al quintale, negli allevamenti pugliesi i prezzi sono alle stelle, di conseguenza aumenta pane e latte e tutti i derivati. Poi l'aumento di mais e soia sta mettendo in ginocchio gli allevatori, che devono affrontare aumenti vertiginosi dei costi per l'alimentazione del bestiame, siamo intorno al 40%, e dell'energia, qui siamo al 70%, a fronte di compensi fermi sui valori insostenibili. Il costo medio di produzione del latte, tra energia e spese fisse, ha raggiunto i 46 centesimi al litro, un costo molto superiore rispetto al prezzo riconosciuto ad una larga fascia di allevatori, a parere dell'Organizzazione degli agricoltori e allevatori pugliesi. L'indagine è stata fatta, ripeto, dalla Coldiretti. Adesso la pagina della sanità, con l'ospedale Masselli Mascia di San Severo al centro del dibattito politico. Stamattina il gruppo regionale dei Fratelli d'Italia davanti all'ospedale ha denunciato le gravi carenze che potrebbero portare la struttura ad una chiusura, dice, naturale. All'ospedale di San Severo ci sono reparti completamente abbandonati. La denuncia arriva dal gruppo consigliare regionale di Fratelli d'Italia con la voce del vicepresidente del Consiglio Gian Nicola De Leonardis. Sentiamolo. Le principali carenze, al contrario di quello che ha detto l'assessore Palese, in questo ospedale derivano da una mancata programmazione, perché ci sono reparti, iniziando da quello di ortopedia, che sono stati completamente abbandonati. Il reparto di ortopedia, dove era prevista la presenza di 10 medici, ad oggi c'è solo un medico che sta facendo il suo lavoro con abbrigazione, che noi vogliamo ringraziare perché, come dire, è l'unico soldato rimasto, e non c'è assolutamente nessun altro. È abbandonato a se stesso, e quindi l'ospedale di San Severo, nonostante nel regolamento regionale sia previsto la ortopedia, non ha la possibilità di usufruire. I cittadini di San Severo, i cittadini dell'Alto Tavoliere non possono usufruire di questa opportunità. Peraltro San Severo geograficamente è collocato ai confini col Molise, quindi diventa pericoloso da un punto di vista economico per la Regione Puglia, perché si può creare qui mobilità passiva. Tanti pazienti potrebbero andare a curarsi fuori regione, quindi questo creerebbe tanti problemi. Passando oltre all'ortopedia, abbiamo il reparto di ginecologia, dove ci sono carenze veramente importanti, dove in pianta organica era previsto un numero di medici che oggi non ci sono, perché ci sono solo 6 medici. Il primario a fine anno va in pensione e 2 medici hanno già ottenuto la possibilità di trasferirsi presso altri reparti, quindi a breve avremo solo 3 medici. Devo dire che, nonostante questa carenza di medici, io li voglio ringraziare, perché ci sono solo questi pochi medici, però stanno facendo un lavoro tale che l'ospedale di San Severo riesce a stare sopra gli standard previsti dal DM70, e quindi fa più dei 500 parti all'anno, arriva quasi a 700, e quindi si riesce a mantenere in piedi. Pediatria è un problema. Si concretizza il progetto di solidarietà del Policlinico Riuniti di Foggia. Donati ad un ospedale in Uganda 5 monitor e una macchina per l'osmosi, che potenzieranno il centro dialisi.
Il progetto, avviato dall'ex DG Dattoli, si concretizza in occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale del Rene. La fornitura del Riuniti aiuterà i pazienti che richiedono una diagnosi renale in condizioni croniche o acute. L'Uganda, con una popolazione pari a 42 milioni ed una aspettativa di vita media pari a 58,5 anni, presenta gravi carenze nel settore sanitario, in particolare in ambito nefrologico, con solo 2 centri dialisi pubblici. Il progetto ha visto impegnato a livello scientifico il professor Loreto Gesualdo e a livello tecnico-amministrativo il dottor Domenico Zonno. Il professor Gesualdo ha sottolineato che purtroppo la grave carenza di centri dialisi in Uganda è causa di una mortalità per patologie che da noi in Italia sono facilmente curabili. Si pensi che in Puglia, con una popolazione di 4 milioni, esistono 73 centri dialisi, mentre in Uganda, con una popolazione di 40 milioni di abitanti, esistono solo 3 centri dialisi. Impennata della diffusione del Covid, abbiamo nuovi casi positivi rispetto alla settimana scorsa e c'è stato anche l'intervento da parte del professor Lopalco, che ritiene che sia stata abbassata la guardia, che ci siamo un po' tutti rassicurati vedendo i numeri nel bollettino giornaliero. E abbiamo un sensibile aumento, circa 3.000 casi, nuovi casi in più rispetto ai primi 3 giorni della scorsa settimana. La scorsa settimana 9.155, oggi siamo già a 11.911, dunque quasi 12.000. Questi sono i numeri che riguardano la regione Puglia e l'aumento riguarda inevitabilmente anche la Capitanata. In provincia di Foggia 1.400 casi i primi 3 giorni della settimana scorsa, adesso siamo a 1.601 e dunque bisogna mantenere sempre alta la guardia contro il Covid-19. Andiamo in provincia, o meglio, torniamo a Troia, perché a Troia questa mattina, ieri sera l'arrivo dei profughi, questa mattina l'assemblea dei sindaci delle aree interne e ha presenziato naturalmente anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ha incontrato i 29 sindaci dell'area interna dei Monti Dauni. Con Emiliano, piemontese, Rosa Barone e il capo di gabinetto del presidente Claudio Stefanazzi. Ma noi abbiamo sentito chi coordina i sindaci delle aree interne e dunque Raimondo Giallella, che è il sindaco poi di Pietramonte Corvino. Oggi si parla di aree interne, qual è il futuro di questi territori? Il futuro è di evitare di restare e di essere ancora aree marginali all'interno dell'Europa. Questo è il nostro obiettivo. Ci siamo stancati di essere ex obiettivo 1 e quindi abbiamo messo giù delle idee programmatiche che, se accolte e attuate, potranno far riprendere le aree interne dal punto di vista dello sviluppo e anche ripopolarle e quindi evitare che ci siano altri danni su questo territorio. Abbiamo notato che negli ultimi anni lo spopolamento porta sempre di più ad avere delle case disabitate che saranno drammaticamente dei problemi per ogni singola comunità, quindi proponiamo di riadattarle, di aggiustarle, di sistemarle anche dal punto di vista di renderle energeticamente autosufficienti. E queste per permettere a queste abitazioni e metterle a disposizione di giovani coppie, di anche strutture sociosanitarie diffuse all'interno dei nostri comuni, ma anche utilizzarle ad esempio per scopi come è accaduto adesso, visto questa tragedia che si sta verificando al centro d'Europa, per così includere persone profughi, immigrati, insomma, per fare accoglienza, quella che noi sappiamo fare sempre. Poi ci sono i temi della transizione ecologica che vogliamo e della transizione energetica che vogliamo affrontare. Le aree interne vogliono fare la loro parte come hanno sempre fatto. Noi siamo prima area in termini di produzione di energia pulita, chiamiamola così,
però vogliamo anche che venga sancito una volta per sempre un principio base, cioè che i cittadini pagano in termini ambientali, i cittadini devono avere dei benefici da queste fonti rinnovabili. Oggi le bollette sono diventate esorbitanti e se avessimo utilizzato questa linea di principio un po' di anni fa staremmo raccontando un'altra storia. E poi ovviamente il fattore energia dovrà essere incisivo anche sullo sviluppo delle aree interne, dal comparto agricolo, dove chiaramente dovremo incentivare anche con degli sgravi fiscali. Noi ad esempio pensiamo all'IRAP, anche se vale poco, vale il 4,82, però per le giovani imprese, per le imprese che investono in termini di formazione del personale, in termini anche di così di incentivo ai lavoratori, beh, perché non sgravare queste imprese, quelle che ancora resistono sui Monti Down e anche nell'intera Capitanate, perché questo è un discorso che può essere tranquillamente ampliato. Insomma, noi ci poniamo come area pilota che non serve soltanto alle aree interne, ma che serve a far risvegliare un po' l'intera Capitanata. Ultima pagina del nostro telegiornale sportiva, ultime notizie dallo Zaccheria con Tiziano Richiello. Procede la settimana di lavoro in Casa Foggia in vista dell'impegno di domenica prossima con il Picerno, la prima delle 5 gare che il Foggia disputerà allo Zaccheria da qui alla fine della stagione regolare. A tenere banco sempre la situazione infortuni, che viene monitorata costantemente dallo staff medico, in piena sintonia con lo staff tecnico. Contro i Lucani si attendono buone nuove sul fronte Garattoni e Martino, che potrebbero tornare disponibili e far respirare il tecnico Zeman, alle prese con poche alternative nei ruoli difensivi in considerazione anche delle squalifiche che cominciano a piovere sui rossoneri. Domenica pomeriggio sarà Sciacca a scontare un turno di stop per squalifica, mentre rientrerà Di Pasquale, che con Girasole dovrebbe formare la coppia di centrali difensivi. Girasole, che è l'ex della partita, avendo vestito la maglia dei Lucani nella stagione 2020-2021 con 23 presenze e 2 gol all'attivo nella stagione di Serie D. Intanto proseguono le indagini sul doppio episodio di lunedì con il furto presso lo store di Via Zara e presso gli uffici della presidenza allo stadio, dove sono state imbrattate le mura con scritte contro uno dei componenti la dirigenza rossonera. Come già ampiamente detto negli scorsi giorni, oltre al materiale sportivo sono stati asportati anche un PC portatile ed oggetti del merchandising con il logo del Calcio Foggia. Solo spavento invece questa mattina per 4 tesserati del club rossonero coinvolti in un incidente stradale che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche del pronto soccorso e fortunatamente senza conseguenze serie. I calciatori sono a disposizione regolarmente per le sedute di allenamento che proseguiranno fino alla rifinitura di sabato mattina. Siamo in chiusura, rivediamo i titoli delle principali notizie che abbiamo trasmesso oggi. Applausi e carezze per mamme e bambini ucraini, calorosa accoglienza a Troia, profughi in quarantena per 5 giorni nell'ex convento San Domenico. Dirottati pullman diretti a Cerignola e Motta Montecorvino, uno ad Apricena, l'altro in Abruzzo, nel piccolo comune per il mancato arrivo dei profughi, sotto accusa il sindaco Domenico Iavagnidio. Effetto guerra, schizzano i prezzi dei generi alimentari, in aumento latte e pane, il prezzo del grano sfonda il tetto dei 53 euro al quintale. Reparti abbandonati all'ospedale Mastelli Mascia di San Severo, denuncia del gruppo consigliare regionale di Fratelli d'Italia. Improvvisa impennata di nuovi casi positivi al Covid, circa 3.000 nuovi casi rispetto ai primi 3 giorni della scorsa settimana. Lopalco avverte mantenere la guardia alta. L'accoglienza dei profughi di guerra in Capitanata, pagina caratterizzante della puntata di Senza Maschera di questa sera in onda sulla nostra rete. Grazie per l'ascolto. Foggia TV, canale 99 del digitale terrestre e streaming sul sito www.foggiatv.tv. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook. Info 0881 75 16 32, WhatsApp 351 15 45 118. Foggia TV, la Capitanata, i suoi protagonisti.